22:45, ancora in diretta con Campionato dei Campioni. Aspetto la conferma. Se abbiamo al telefono l'ex compagno di squadra di Alessandro Del Piero, ce l'abbiamo. Buonasera e ben trovato ad Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio. Ciao, grande Ste, buonasera a tutti. Ciao Alessio. Ale. Allora, qua Ciao. i tifosi bianconeri sono rimasti veramente allibiti per quello che è successo ieri. Noi abbiamo qui il nostro collega tifoso juventino Andrea Eusebio, addirittura con il lutto al braccio per questo clamoroso addio di Alessandro Del Piero che avverrà probabilmente a giugno. Io innanzitutto ti chiedo la tua reazione, cioè quando ti hanno detto, guarda Ale, che Andrea Agnelli ha detto che questa sarà l'ultima stagione di Del Piero alla Juve, come hai reagito Alessio? È stata una cosa freddissima, sono rimasto molto male, una decisione vero al calcio, e non ce l'ho fatto un attimo, ho sentito la notizia perché è una notizia secondo me, anche se poi sapevo che lui era intenzionato comunque ad andare a fare magari anche un'esperienza americana, ma sicuramente non so se è stato l'ultimo anno perché comunque non me l'aveva ancora detto personalmente. Ma una decisione così in questo momento qua è stata una dose fredda e un pugno al cuore sicuramente. Ma abbiamo letto su alcuni siti internet una tua intervista dove dicevi che comunque Andrea Agnelli ha sbagliato i tempi di questo intervento, Alessio. Ti chiedo se riesci anche ad alzare un po' la voce che ti sentiamo un po' a fatica. Sì, mi senti meglio, Sì, adesso Stefano? perfettamente. Ecco, no, sì, ho detto, beh, io dico quello che penso, anche se sono un grandissimo amico di Andrea Agnelli e felicissimo di come sta lavorando per la Juventus. È vero anche che si dice, però onestamente non ho controprova, che se ha fatto una uscita del genere poteva anche essere magari preparata, non lo so se magari Alex dopo l'anno scorso quando ha detto dell'annuncio della firma in bianco, nel contratto in bianco, dico fagliela pagare, ma queste sono cose che io non so. Io solamente che secondo me è una decisione sbagliata in questo momento perché il campionato è ancora lungo, perché si poteva dare un addio, ma a parte un addio magari un arrivederci in maniera diversa e quindi continuo a riconfermare la mia scelta, la mia decisione che secondo me è una scelta inopportuna in questo momento, Una ecco. scelta inopportuna. Il tuo amico Nicola Balzani, io temo le domande di Ciao Balzani, ma Nicola. tocca a lui adesso. Dai. Senti Ale, non so se l'hai sentito o meno, secondo te ci è rimasto male delle parole di Agnelli dette in quel modo? Sono sincero, volevo mandargli un messaggio ieri sera per esprimere la mia solidarietà, perché penso che ci sia rimasto male. Però voglio aspettare un po' di qualche giorno perché magari lo staranno martellando in tanti, chiamando in tanti. Quindi io ho un rapporto particolare con Alex, un grandissimo rispetto e tutto, un Eccomi qua. grandissimo amico. E onestamente non gli ho ancora mandato un messaggio perché ho la sensazione che lui ci sia rimasto male. Sicuramente non è un giocatore come gli altri, ma è stata la storia. E onestamente non ho ancora capito la motivazione poi di questa scelta in questo momento qua. Secondo me Alex è rimasto male. Ti vediamo qui una vecchia foto di archivio mentre abbracciavi Del Piero. Massimo Buscemi, dai. Ciao Alessio, Ciao Massimo. come stai? Bene? Bene, vedo che la tua Inter va molto bene in questo momento, Anch'io. Ti contento. ringrazio, ti Va ringrazio. all'Inter, Ale Del Piero. Ma sai, Va all'Inter. dalle stelle alle Sentirti. stalle, Va dalle stalle alle stelle. all'Inter. Volevo Dai. dirti una cosa, tu che lo conosci molto bene, sai che è un giocatore molto orgoglioso. Non pensi che possa essere questa uscita del presidente per lui uno stimolo a triplicare l'impegno che comunque ha sempre avuto e forse alla fine del campionato risultare tra i più positivi? Ma guarda, sono d'accordissimo con te quando dici che comunque l'impegno l'ha sempre avuto e sono stra d'accordo con te che se con un giocatore come l'orgoglio che ha per giocare ancora con l'età così bene E e voler allenarsi così dimostrare agli altri, intensamente, perché tu sì, sei. certo, no, vorrà sicuramente dimostrare, ma io penso che adesso possa, ecco, possa essere, io vedevo tante cose belle alla Juventus quest'anno, in questo momento. Questa uscita di scena potrebbe magari per Alessandro essere uno sprono per fare sicuramente bene, però
dovessero andare male le cose per la Juventus, magari dalle prossime domeniche, magari creare una frizione anche tra tifosi, presidente, giocatori, insomma, un'uscita che non ci voleva. Lui sicuramente metterà sempre più forza, sempre più orgoglio, perché ha dimostrato negli anni di essere un grandissimo giocatore, ma sicuramente potrebbe essere un'uscita questa che potrebbe intaccare il momento positivo della Juventus. Alessio, ti faccio una provocazione, perché è una provocazione. Sì. Anche voi, come noi vincendo, non siamo stati bravi comunque a gioire per il tempo di questa triplete, di queste vittorie, di questi 5 trofei. Voi, dopo 6 anni, finalmente in testa alla classifica, con un allenatore che li fa correre, li fa giocare, gli dà la grinta, potevate finalmente un po' gioire. Che gufata. Bam, e siete tornati anche voi. Che gufata. Sono sempre primi in classifica. Sì, no, ma ti sto dicendo. È una gufata questa, di un interista. No, no, guarda, dell'interista, Ale. Non questo qui era il momento per la Juve di gioire, di festeggiare. È una gufata dell'interista, Ale. Un po' come quando Milito dopo la finale di Champions. Dimmi, Ale, come ho sentito. No, dico, hai perfettamente ragione, è un momento che non ci voleva. Serviva niente, non cambiava niente a nessuno sapere che Del Piero a fine anno poteva magari fare un'esperienza americana e magari chissà tornava dirigente, insomma non interessava a nessuno in questo momento, nessuno se l'era anche mai domandato perché questo hit qua su Del Piero e non, onestamente, ecco, se c'è un momento in questo momento qua della Juventus che poteva esserci qualcosa di particolare, questa è sicuramente la dichiarazione che ha fatto Andrea. Davide Teruzzi, caporedattore tuttojuve.com. Ciao Alessio, due domande. Ciao. Due domande. Una è, la prima è, come pensi che possa gestire adesso Conte il rapporto con Del Piero, se dopo le dichiarazioni di Agnelli ci possono essere dei problemi? E la seconda è, se tu hai in mente quale potrebbe essere un suo erede, anche se un Del Piero non ci sarà mai per la Juventus. Ma parto dalla seconda, l'erede Del Piero sarà duro a trovarlo per i prossimi 10 anni, perché secondo me ci saranno sempre dei buoni giocatori, ma giocatori alla Del Piero, alla Totti, alla Baggio, nascono ogni 10 anni, quindi come si parlava ultimamente di Giovinco che può prendere magari il posto di Del Piero, ma onestamente Giovinco è un discreto giocatore, ma Del Piero è stato un fuori classe per anni. Beh, ma e quindi sarà difficile, non è mica male, la Juventus dovrebbe trovarlo, ma non sarà facile. Per quanto riguarda Conte è sicuramente una situazione difficile, perché in questo momento qua le cose andavano bene e poi non ricordiamoci che la tifoseria è con Del Piero, è con Conte ed era col presidente. In questo momento qua dovessero mancare dei risultati, si spezzerebbe magari quell'incantesimo, quell'armonia che si era creata in questo momento con la Juventus, e quindi ripeto e riconfermo, non è stata una scelta opportuna e secondo me sono rimasti spiazzati sia Del Piero che anche comunque Conte, perché Conte ce l'avrà ancora tutto l'anno, perché non ricordiamoci che siamo ancora a ottobre, esatto. Quindi la stagione è lunga, momenti ci saranno momenti positivi ma anche momenti negativi. Alex magari in questo momento qua non sta giocando, ma magari poi tornerà protagonista e magari farà un finale di stagione fantastico, e cosa fare, lo mandi via. Quindi è un momento che non ci voleva, ecco. Non mi so dare una motivazione, ci ho pensato. C'è un'altra domanda, scusami Alessio, sarà velocissimo e coinvolgo anche Davide. Ma perdonatemi, nell'organigramma societario della Juventus il direttore generale è Marotta, uomo che di calcio ne sa tantissimo, si può dire tutto di lui, ma non che non sia... Ma un presidente non si pone il problema di chiedere eventualmente cosa ne pensi? Cosa magari ne pensa? Se l'ha già confrontato. Ah beh, allora va. Allora magari. Ti piace il veleno, un boccone magari, da Stefano. Ehi, dimmi Alessio. Anche se sono confrontati e anche se è normale, è fisiologico, è normale che Alex non è più un giocatore di una volta, certo. Ma che uscita è in questo momento? Vero, cioè, no, infatti l'abbiamo già la detto. La stagione è la Juventus è prima in classifica, ha tutte le cose positive tranne Kravic, c'è il problema Kravic, la Juventus che non riesce a ambientarsi, ma l'unico problema, ma il problema Del Piero non doveva nascere in questo momento qua. Allora, abbiamo ancora una domanda da parte di Andrea Eusebio, Alessio, dai. Ciao Alessio. Ciao Andrea. Ti volevo chiedere, proprio su Andrea Agnelli, a parer tuo, tu che lo conosci bene,
sta un po' esagerando nel voler essere protagonista in queste fasi. Da quando è arrivato lui, noi eravamo abituati a Coboleggi, a John Elkann, dei personaggi un po' di secondo piano. Lui secondo te sta esagerando un pochettino? Ah, guarda, io devo dire la verità, io quando poi l'ho rivisto l'anno scorso in un derby benefico per la SLA, a me, come poi lo conoscevo, a me piace la sua presunzione positiva nel cercare di far tornare la Juventus ai vertici, quindi è anche giusto magari rendersi antipatici agli altri. Ecco, io sono convinto che però lui in questo momento, questa volta con Alex, abbia sbagliato. Però invece nel resto no, perché purtroppo la Juventus o si ama o si odia. A me piace la sua esuberanza, la sua voglia di fare, la sua voglia di confrontarsi contro l'Inter, soprattutto contro il Milan, quindi vuole tornare a essere protagonista in Italia e in Europa. E quindi ci vogliono, io ho avuto dei maestri come Moggi Giraudo, ci vogliono quei presidenti, quei direttori sportivi orgogliosi che vanno avanti fino alla fine con grande grinta, perché con grande carisma. Però ripeto, la storia di Alex, sto guardando in televisione in questo momento qua, a Vinovo c'è uno striscione, toglieteci tutto, ma non il nostro capitano. Ora, che senso ha creare polemiche adesso tra tifosi, squadre, società in questo momento? Questo ho un'ultima domanda, sì, che poi devo chiamare la pubblicità, scusami Alessio, ma tu lo immagini un futuro, una chiusura di carriera di Del Piero in un'altra società italiana? È vero che si parla tanto di Stati Uniti, ma c'è una voce che tratteremo dopo la pubblicità, di un Berlusconi che vorrebbe proporre un ultimo anno ad Alessandro Del Piero e chiudere la carriera al Milan. Guarda, io ho la sensazione che c'è sempre stato un feeling tra Ale, comunque anche vero, Berlusconi si è sempre saputo, che l'ha sempre voluto. Ecco, una cosa che a me piace molto del Milan, tranne magari un po' con Andrea Pirlo, è che comunque, cioè, la bandiera al Milan viene fatta lucidare in tutti i momenti possibili. Alla Juve purtroppo questo, cioè, a me questa uscita di Del Piero non mi è piaciuta, perché Del Piero doveva finire con più classe, con in maniera diversa. Però spero, mi auguro di cuore, che non vada al Milan, che finisca la carriera italiana alla Juventus, perché è stato un simbolo alla Juventus. Perché se andare al Milan veramente sarebbe un ulteriore pugno al cuore per me. Io lo voglio, il rosso nero, Ale. Ascolta cosa dice Nicola Balsani. Se lo senti, Ale, di che lo aspettiamo a Milanello il prossimo anno. Chi te l'ha detto? Mannheimer? Ha fatto il sondaggio a Porta a Porta? Alessio, ti mandiamo un grosso abbraccio. Lo anticipiamo. Non hai trovato una panchina? Viene. Alessio. No, ancora, ma ci arriviamo, piano piano. No, perché qui a Odena abbiamo portato bene gli allenatori, abbiamo invitato Notari Stefano, è stato ingaggiato dal Carpi, Piovani è stato ingaggiato... Qui, no, beh, però tu ormai sei diventato un nostro opinionista, non ti molliamo, hai un'esclusiva con Odio. Grazie Alessio Tacchinardi, un abbraccione, ti aspettiamo presto qui con noi, Alessio. Vengo a trovarvi sicuramente, un abbraccio a tutti, buona serata. Alessio, ciao. Grazie ad Alessio Tacchinardi. Mi ha detto che Gasperini voleva venire qua, voi gli avete detto di no. Dopo Novara Inter. Meno male. Va bene, allora andiamo in pubblicità e subito dopo parleremo del futuro di Alessandro Del Piero, dove giocherà Alessandro Del Piero, e leggeremo da Nicole i vostri messaggi. A tra poco.